Italia femminile, allarmi infortuni, fuori anche Alice De Gradi. A 15 giorni dall'inizio dei giochi, un'altra tegola sulla spedizione azzurra dopo il KO di Pietrini e Bonifacio. Il premio sfortunio dell'anno se l'è meritato in pieno e di certo non passerà un'estate gradevole Alice De Gradi, costretta a rinunciare alla sua prima Olimpiade, conquistata con le unghie e con i denti, sfruttando ogni occasione che le è stata data negli ultimi anni. Un infortunio di allenamento al ginocchio, 2 settimane dall'inizio dell'Olimpiade, ha infranto il sogno della schiacciatrice di Pavia e posto un ostacolo al CT Julio Velasco sulla strada che conduce ai giochi. E diciamolo, la maglia azzurra, sia maschile che al femminile, avrebbe bisogno di una benedizione perché finora i guai non sono mancati. Pietrini Anzani, la defezione più clamorosa è stata quella di Elena Pietrini, schiacciatrice tra le più talentuose delle ultime generazioni, costretta ad arrendersi a un infortunio alla spalla, che l'ha esclusa dalla preparazione ai giochi. Fuori dalla corsa ai giochi, per un infortunio alla caviglia, anche Sara Bonifacio. Al maschile De Giorgi ha dovuto rinunciare al suo vice capitano Simone Anzani, che non ha passato il check del CONI per problemi cardiaci. Un disturbo già evidenziato lo scorso anno, motivo per cui aveva saltato l'estate azzurra e si era sottoposto a un'operazione. Quest'anno il problema si è ripresentato e il giocatore impegnato la prossima stagione con Modena ha dovuto lasciare il ritiro azzurro. Ora Velasco e il suo staff, che avevano già annunciato il roster per l'Olimpiade in cui figurava appunto De Gradi, hanno ancora qualche giorno per poter cambiare il suo nominativo. Sono state richiamate in ritiro Stella Nervini e Love Tomorrui, candidata a sostituire l'infortunata nell'elenco olimpico. Quindi Alice De Gradi ha una grossissima perdita. I suoi cambi, cioè Stella Nervini e Love Tomorrui, non sono risultati a livello. Stella Nervini è giovane e dobbiamo dargli tempo, mentre Love Tomorrui ormai ha esaurito tutte le chance. Non si capisce perché ancora sia nel giro della nazionale dopo tutte le chance fallite da parte della schiacciatrice azzurra. Io mi chiedo, vista la situazione e vista l'ottima prestazione di Beatrice Gardini, perché non tentare di portare una giocatrice fresca con tantissimo entusiasmo, visto l'MVP all'Under 22 e che magari potrà servire nel momento decisivo? Vi ricordo, Santarelli quando scelse Alexia Grey per ribaltare una finale scudetto contro vero voglio. Quindi attendiamo le scelte di Julio Velasco, saremo a vedere chi sceglierà tra Stella Nervini e Love Tomorrow. Thank you.